La Sardegna, una terra antica, un ambiente naturale unico. Tra le sue montagne, ferite dal tempo e dall'uomo, continuano a sopravvivere angoli di incomparabile bellezza. Qui le antiche tradizioni ancora si tramandano, oggi come allora, di padre in figlio. Queste montagne, un tempo dalle famiglie contese per il controllo sui pascoli, ancora oggi sono il regno incontrastato dei pastori, custodi del territorio e delle tradizioni millenarie delle genti di Sardegna. Popolo fiero di gente guerriera che su questa terra aspra e selvaggia ha costruito il suo mondo. Lo ha difeso dalle invasioni delle armate che venivano dal mare e su quest'isola ha fatto nascere una delle più belle espressioni del megalitismo europeo, la civiltà dei nuraghi. Popolo di pastori e di soldati ed anche, secondo i più recenti studi, popolo di scienziati. Se è vero, come pare, che i nuraghi siano stati progettati e disposti sul territorio anche per leggere i fenomeni celesti, che governavano la vita e la morte, che scandivano il tempo e che erano forieri di un buono o di un cattivo raccolto. E di quel tempo antico sono rimasti sul territorio non solo i nuraghi, icone della grande civiltà sarda, ma anche Sapinnetta, la capanna dei pastori, costruita in pietra e coperta da un tetto conico fatto con rami e fronde di ginepro, in uso sino alla metà del secolo scorso ed in qualche caso sino ad oggi, e che arriva a noi sin dal tempo dei nuraghi, così come molti riti e tradizioni del mondo agropastorale isolano. Ed è sulle montagne e nelle valli di questa antica isola che i pastori allevano le greggi e che producono i più rinomati formaggi di Sardegna. Sapori di una terra antica, a volte dura ed avara, ma al tempo stesso generosa di sapori e profumi. Un ambiente naturale incontaminato, il cuore verde della Sardegna che si specchia nell'azzurro intenso del suo mare. Impervi sentieri, percorsi dalle greggi transumanti che abbandonavano le rigide temperature invernali delle zone montane per raggiungere i pascoli nelle temperate pianure nei pressi delle coste. Pronte poi a tornare in primavera, quando il sole dona vita e colore ai pascoli, sui monti del Gennargentu. Percorsi antichi, consuetudini tramandate per secoli, da sempre. Una terra ricca di storia e di fascino. Il fascino sottile della cultura e delle tradizioni di un popolo che ha l'ospitalità nel sangue. I saperi ed i sapori che da generazioni si tramandano e che si ritrovano nell'enogastronomia di un'isola nella cui anima convivono le mille espressioni culturali dei suoi tanti paesi. Riti e mestieri, arte e tradizione di un popolo legato alla sua terra e che dalla terra ha tratto il suo sostentamento, costruito il suo passato
e sulla quale sta disegnando il proprio futuro. Profumi e sapori di Sardegna. I fiori, le piante, l'odore del timo. La produzione di formaggio in Sardegna è cosa antica. I prodotti dell'allevamento erano il sostentamento principale delle popolazioni locali e tra questi il formaggio rivestiva un ruolo di primaria importanza. Già in epoca punica si hanno notizie della lavorazione nell'entroterra sardo di considerevoli quantità di formaggio, produzione che diverrà ancora più cospicua durante la dominazione romana. Formaggi particolarmente apprezzati sui mercati d'oltremare, soprattutto per la considerevole presenza di sale, ai tempi alimento raro e ricercato, ma che invece in Sardegna, grazie all'estensione delle sue saline, abbondava. Diversi autori del Settecento scrivono della notevole rilevanza economica dell'allevamento ovino e caprino nell'isola e della considerevole quantità di formaggio prodotto dai pastori. Ancora oggi, come allora, molti allevatori producono il formaggio nei loro ovini. Quando il latte, pazientemente mescolato, ha raggiunto la temperatura corretta, nel paiolo si versa il caglio per far coagulare il latte. La cagliata, così ottenuta, viene rotta con strumenti come la chiova, la lira o lo spino e poi versata in stampi di forma cilindrica e pressata sino a raggiungere la consistenza voluta. Dopo averla lasciata riposare per qualche ora, la forma di formaggio viene estratta dallo stampo ed immersa nella salamoia, sino a raggiungere il grado di salatura voluta ed infine sistemata a stagionare su tavole di legno all'interno della pinnetta. Prodotto da latte pastorizzato, coagulato con caglio di vitello, il pecorino sardo viene prodotto nelle tipologie dolce e maturo. Il pecorino sardo dolce è un formaggio che viene consumato dopo un breve periodo di maturazione, compreso tra i 20 e i 60 giorni, caratterizzato da una pasta bianca e morbida e dal sapore dolce ed aromatico. Il pecorino sardo maturo subisce una stagionatura più lunga che supera i 4 mesi. La sua pasta risulta compatta, con una leggera occhiatura ed un colore tendente al paglierino a seconda della stagionatura. Nella zona di Osilo viene prodotto un formaggio pecorino diverso dal classico pecorino sardo. È il pecorino di Osilo, riconoscibile dalla sua forma leggermente più piccola rispetto al pecorino sardo e dalla sua pasta morbida e grassa, ottenuta con un processo di pressatura della massa subito dopo la rottura della cagliata. Negli ovili della Barbagia di Gavoi, il pastore lavorava il suo formaggio in modo differente, impiegando nella lavorazione latte crudo ed ottenendo così formaggi dalla pasta bianchissima e di consistenza granitica, dal sapore inconfondibile, grazie anche al processo di affumicatura al quale era sottoposto. Formaggi dall'aspetto particolare, caratterizzati dallo scalzo che assumeva la caratteristica forma a dorso di mulo. Nasceva così il fiore sardo, uno dei più caratteristici formaggi dell'isola, l'unico formaggio ovino DOP prodotto da latte crudo in Sardegna e che ha origine nella più antica tradizione agropastorale dell'isola. Anche il fiore sardo ha avuto la sua evoluzione, benché sempre legata fortemente alla tradizione. Strumenti più recenti, un tipo di salatura mista parte in salamoia e parte a secco, ed una maturazione che inizia ancora in pinnetta ma si conclude con una stagionatura di molti mesi in locali adeguati in paese, non hanno alterato l'essenza di questo formaggio antico,
del quale esaltano ancor di più le caratteristiche intrinseche, tanto da meritare di essere inserito negli atti della Convenzione di Stresa del 1951 e di essere tutelato con la denominazione di origine protetta. Alle antiche origini dell'allevamento caprino nell'isola è da far risalire la produzione del caglio di capretto, realizzato facendo coagulare il latte nell'abomaso dell'animale. Il prodotto così ottenuto viene usato quotidianamente per far cagliare il latte nel processo di produzione di vari tipi di formaggio ed occasionalmente, in alcune zone dell'isola, conservato intero per produrre un formaggio che ha segnato indelebile nella memoria dei gourmet che hanno visitato l'interno dell'isola il suo sapore intenso e piccante, dall'aroma pungente dei legni aromatici della vivida macchia mediterranea della quale si nutrono le capre dell'isola. Un'altra singolare produzione casearia che corre oltre il limite della legalità è su casu marzu, il formaggio marcio, che ha origine da una forma di pecorino nella quale deposita le uova la Filofila casei, una piccola mosca, uova dalle quali nascono minuti vermi bianchi i cui enzimi digestivi alterano la pasta del formaggio. Estremamente piccante, il suo sapore intenso è caratterizzato dagli inconfondibili aromi dei legni aromatici della vigorosa macchia mediterranea delle montagne dell'isola. Ha radici antiche anche su casu ajedu, un formaggio ottenuto dalla coagulazione, ottenuta con caglio di capretto di anello, di latte appena munto. La coagulazione del latte dà origine a un formaggio dalla pasta tenera, lievemente acido e che viene lasciato inacidire ulteriormente nel siero. Chiamato a seconda delle zone anche frughe o frue, quando viene consumato fresco, su casu ajedu può essere anche conservato in salamoia, sino ad ottenere così un formaggio leggermente più consistente e dal sapore più salato e piccante, da impiegare per il condimento di minestre, che viene chiamato allora merca o casu fitta. Solo alla fine dell'Ottocento cominciano a diffondersi nuove tecniche di caseificazione e sorgono anche i primi caseifici industriali. Sono gli imprenditori laziali che, per soddisfare la crescente richiesta di pecorino romano, alla quale non potevano far fronte con il latte prodotto dalle greggi laziali, che sbarcano in Sardegna portando nell'isola nuove tecnologie produttive. A tutt'oggi, nonostante un certo ridimensionamento avvenuto in questi ultimi anni, il formaggio più prodotto in Sardegna è ancora il pecorino romano. Anch'esso tutelato con la denominazione di origine protetta, viene prodotto con latte di pecora proveniente esclusivamente dalle zone di origine, Sardegna, Toscana e Lazio, benché più del 95% della produzione totale venga realizzata nella sola Sardegna. Il latte pastorizzato viene coagulato con caglio di agnello, e la pasta ottenuta viene porzionata ed inserita negli stampi, sino ad ottenere forme cilindriche piuttosto grandi, che a seconda dei produttori pesano dai 20 ai 30 kg. Formaggio dalla pasta dura e compatta, di colore bianco paglierino tenue, ha un sapore piccante ed un aroma deciso e persistente, e che riporta i profumi intensi dei pascoli dell'isola. Usato prevalentemente come formaggio da raspa per arricchire pietanze di ogni genere, è però apprezzato anche come formaggio da tavola. Nelle più impervie zone dell'isola, in particolare tra i monti del Cagliaritano e del Nuorese, si è diffuso l'allevamento delle capre. Mestiere singolare quello del capraro. Ha destato in me particolare stupore il fatto che il capraro, benché governi greggi di 300-400 capi, conosca le sue capre ad una. Condizione indispensabile, mi si dice, in particolare nel periodo durante il quale vengono allattati i capretti, che non seguono la madre al pascolo, ma vengono ricongiunti ad essa solo quando questa torna all'ovile. E, visto che la capra allatta solo il proprio capretto, è compito del capraro ricongiungere madre e cucciolo per evitare che quest'ultimo, non trovando la genitrice, muoia di fame. Per anni tenuto in poco conto,
Oggi il latte di capra e i formaggi con esso ottenuti hanno ripreso il posto che gli spetta di diritto sulle tavole dei consumatori europei. Il formaggio di capra viene prodotto nelle tipologie a pasta cruda, semicotto e molle. Il formaggio di capra a pasta cruda è un formaggio stagionato per 6-8 mesi. Il semicotto di capra è un formaggio che richiede una stagionatura più lunga, 6-12 mesi. A differenza di quello a pasta cruda, la cagliata, dopo essere stata rotta, viene cotta per qualche minuto prima di essere messa negli stampi. La sua pasta, dura ed uniforme, ha un sapore più delicato nei formaggi più giovani e più aromatico e piccante in quello stagionato più a lungo. È un ottimo formaggio sia da raspa che da tavola. Ultimo, ma non ultimo, un formaggio che è di diritto nella storia dei formaggi sardi. Un formaggio misto di latte di pecora e di vacca. È il misto rigato o classico, che se stagionato a lungo si presenta a pasta granitica, ma che in bocca si fonde esprimendo la complessità dei suoi sapori. Un prodotto selezionato, il cui aroma spiccato regala profumi inconsueti di note agrumate e frutti tropicali. Anche se in misura decisamente minore rispetto all'allevamento ovicaprino, in alcune zone dell'isola si sono radicati alcuni allevamenti di bovini. I piemontesi importarono nelle campagne intorno ad Ozieri la vacca Bruno Alpina, mentre nella zona di Santo Lussurgio si diffuse l'allevamento della sardo modicata. Con esse si sono radicate nel territorio alcune produzioni particolari di formaggi a latte vaccino. Proprio a Santo Lussurgio viene prodotto dal latte della vacca sardo-modicana Sucasizzone, un formaggio a pasta filata che è stato inserito nei presidi dello Slow Food al fine di tutelarne le sue specificità. È il formaggio delle donne, in quanto erano le donne custodi del focolare domestico a produrlo. Ed oggi come allora sono ancora le donne a produrlo, preservandone storia ed antichi metodi di lavorazione. Una volta ottenuta la cagliata, la si lavora sino ad ottenere la pasta del formaggio, che viene lasciata poi fermentare per 24 ore. Quando la pasta è pronta, inizia la lavorazione del casizzolo. La pasta, suddivisa in pezzi, viene sistemata in un paiolo nel quale si porta a ebollizione dell'acqua. Quando la pasta diventa elastica, viene lavorata e modellata sino ad ottenere la caratteristica forma a pera, il cui collo viene lavorato con una particolare forma che ne contraddistingue il produttore. Il casizzolo viene quindi immerso nella salamoia e successivamente lasciato riposare per qualche giorno ed infine appeso a stagionare in cantina. Più a nord, ad Ozieri, per un curioso gioco del destino, la tecnica di lavorazione del gruyère svizzero, importata in Sardegna nell'Ottocento dai piemontesi, ha dato origine ad una prelibatezza che è diventata ormai a tutti gli effetti un prodotto tipico, la greviera di Ozieri. Nonostante sia stata prodotta per molti decenni dagli allevatori della zona, la greviera è andata via via scomparendo. Grazie al comune di Ozieri sono state messe in campo numerose iniziative per recuperare questo particolare formaggio ed oggi sono diversi gli allevatori che hanno ricominciato a produrla con grande soddisfazione dei gourmet che visitano Ozieri. Nel corso degli anni si è diffusa in Sardegna, a causa del drastico ridimensionamento del patrimonio ovino di molti territori della penisola, anche la produzione di formaggi originari di altre regioni del sud Italia.
Individuati genericamente come canestrati, per la particolare abitudine di impiegare come stampi dei canestri realizzati intrecciando a mano i zinnigas, gli steli del giunco, sono formaggi destinati all'esportazione ed al consumo nelle regioni d'origine, come il foggiano, il crotonese e il pepato. La realizzazione dei canestri per il formaggio, così come la produzione dei cesti e dei canestri di diverse forme e dimensioni, ha origine nella tradizione agropastorale dell'isola. È parte di quell'arte antica che ci è stata tramandata di generazione in generazione e che oggi purtroppo si sta perdendo. La fabbricazione dei cesti è una di quelle tipologie di produzione, come la lavorazione dei tessuti o del pane, che in passato venivano realizzate con dedizione e sacrificio per le necessità familiari e che facevano parte del sapere che ogni donna portava con sé sin da bambina. Tornando ai nostri formaggi, i canestrati vengono realizzati in diverse tipologie, benché siano tutti formaggi da raspa. Il crotonese viene prodotto in piccole forme dal peso di circa 2 kg. Viene realizzato impiegando esclusivamente caglio di capretto. La pasta è bianca, tendente al paglierino ed il sapore è pieno e gradevolmente piccante. Prima della commercializzazione viene fatto stagionare per un periodo che varia dai 3 ai 6 mesi. Il foggiano viene prodotto in forme dalla pezzatura più grande rispetto al crotonese. A differenza del crotonese, il foggiano viene prodotto impiegando caglio misto di agnello e di capretto. Viene sottoposto ad una stagionatura che va dai 4 ai 6 mesi prima della sua commercializzazione. Il calcagno bianco ed il pepato vengono prodotti impiegando caglio misto di agnello e di capretto. Le forme hanno una pezzatura decisamente più grande rispetto alle altre due tipologie di canestrati. Pesano infatti intorno ai 15 kg e vengono fatte stagionare per un periodo superiore ai 6 mesi. Il pepato, a differenza di tutte le altre tipologie di canestrati, è caratterizzato dalla presenza nella pasta di una grande quantità di grani di pepe. Un capitolo a parte meritano due categorie di formaggi, i formaggi di nuova introduzione e i formaggi innovativi. Da qualche anno un manipolo di caseifici ha cominciato a realizzare insieme ai prodotti tradizionali nuovi formaggi, traslando nell'isola tecniche di lavorazione del formaggio che arrivano d'Oltralpe. L'Ovinforte, il Brebbi Blu ed il Capri Blu, prodotti rispettivamente da latte ovino e caprino, sono formaggi cosiddetti arborinati, per la presenza nella pasta di muffe nobili, ottenute con l'inoculazione del Penicillium Roqueforti. Formaggi che tradizionalmente vengono prodotti in Francia ed in Inghilterra, ma che in Sardegna assumono caratteristiche particolari, sia per quel che riguarda i profumi ed i sapori, sia per quel che riguarda la consistenza della pasta, morbida e cremosa. Sono diverse poi le aziende che producono formaggi a crosta fiorita, dalla pasta morbida e dai sapori delicati, realizzati sia con latte ovino che con latte caprino, impiegando nella produzione il Penicillium candidum. A Nulvi, invece, nel nord dell'isola, un'azienda ha avviato da qualche anno la produzione con latte ovino di alcuni formaggi che tradizionalmente vengono prodotti con latte vaccino. Primo fra tutti il Granglona, un formaggio sia da raspa che da tavola, simile d'aspetto al grana padano o al parmigiano reggiano, ma che esprime i profumi ed i sapori del latte ovino dell'isola. Viene prodotto anche il pecorino dolce con i buchi, il Regia de Casu, realizzato sempre con latte ovino, ricco di sapori e di profumi. E l'Anglona vegetale,
un formaggio pecorino di Sardegna coagulato con caglio vegetale, che trova un mercato interessante sia tra i vegetariani, sia tra tutti coloro i quali non possono consumare formaggi realizzati con caglio animale. Una citazione merita anche la produzione di un formaggio tipicamente ellenico, il feta, che ormai da diversi anni viene realizzato da un'azienda casearia di Tiesi, nel Logudoro, a testimonianza della vivacità del panorama caseario sardo, il quale, benché legato fortemente alla tradizione, sviluppa linee di produzione innovative. Non potevamo chiudere senza parlare della ricotta, tecnicamente non compresa nell'universo dei formaggi, ma in quello dei derivati del latte, e che trova un posto di rilievo sia sulle nostre tavole, sia nelle produzioni di dolci e di pietanze di ogni genere. Prodotte dai residui di lavorazione del formaggio pecorino, le troviamo in commercio in tre tipologie. L'universo delle ricotte fresche, confezionate in forme troncoconiche dal colore bianco, caratterizzato da una pasta estremamente soffice e dal sapore dolce e delicato, e che vanno consumate 24-48 ore dopo la produzione. La ricotta gentile, una ricotta particolare prodotta esclusivamente dai residui di lavorazione del pecorino romano, il cui minor contenuto in grassi ed il sapore particolarmente delicato la contraddistinguono dalle altre ricotte. E la ricotta stagionata, prodotta in forme cilindriche, che viene fatta stagionare per circa 20 giorni e, a seconda della stagionatura, può essere usata anche per grattugia. Formaggi della tradizione, formaggi di nuova introduzione o formaggi innovativi, prodotti tutti in un'isola dove oggi, come secoli fa, le greggi pascolano in un ambiente naturale incontaminato, in pascoli dove i profumi della macchia mediterranea danno al latte e dai formaggi aromi inconfondibili, dove oggi, come allora, si trovano prodotti naturali semplici e genuini.